Il 21 febbraio 1901 nasce a Trieste Emilio Comici. Secondo me è un artista. Comici è stata una figura classica dell'alpinismo, una persona che ha fatto la scelta di dedicarsi alla montagna in un momento in cui le cose non erano facili, lui sapeva di poter tirare avanti, cioè non certo arricchirsi. D'altro canto credo che nessuno degli alpinisti antichi e moderni sia partito con l'idea di farne una professione. Comici nobilita quest'arte, e se voi guardate la discesa di Comici in corda doppia in Varosandra, capite che non è solo puramente tecnica, ma è qualcosa di più. La Trieste che viveva Comici era una Trieste che sentiva molto lo sport. Sentiva tanto, vero, che tre dei sei fondatori della scuola provenivano dalla ginnastica triestina. Erano attrezzisti nella ginnastica triestina, e questo dava loro anche la vigoria fisica per l'arrampicata. Comici passa dalla fanciullezza all'adolescenza, cioè quasi la giovinezza, nel momento in cui c'è il grande cambiamento, la Trieste asburgica diventa italiana. C'è molta confusione all'epoca, ci si aspetta qualcosa di nuovo, qualcosa di moderno, e naturalmente ci sono però ancora degli elementi che appartengono all'Austria, cioè la grande cura per l'attività ginnica, per il salutismo, e nasce questa 30 ottobre, questa associazione di giovani che si intitolano alla data del passaggio di Trieste all'Italia, e lui che faceva già degli esercizi ginnici al ricreatorio Pitteri si avvicina. E stranamente però non si praticava direttamente le due grandi attività di Emilio Comici, la speleologia e
l'alpinismo, la speleologia la praticava la 30 ottobre, che era ospite del Pteri. Ecco, tanto vero che gli sport comici cos'erano? Ginnastica, corsa, corsa in montagna, un po' di atletica leggera, ma nient'altro. I ricreatori triestini nascono per tenere viva la fiaccola dell'italianità, per far virare verso il tricolore tutta una serie di giovani cresciuti nei rioni periferici, i quali non erano linguisticamente italiani. Hanno un forte potere attrattivo, hanno anche una capacità educativa notevole e vi si pratica molto la disciplina fisica di vari tipi, insomma. E come ci si avvicina alle grotte? Perché questo fa parte di una grande tradizione triestina che dura, io credo, fino agli anni Ottanta. Si andava in Carso, dove c'erano grotte a profusione. Da questo fervore di sport, di atletismo, perché in fondo come c'è un atleta anche, no? E era nata la sua figura di una persona di media statura, però forte di torace e di braccia, tali da poter portare appunto a quel tipo di arrampicata che prediligeva lui. Poi moltissime passavano, transitavano all'alpinismo, era qualcosa di normale. E per un periodo c'era la compresenza delle due discipline, speleologia e arrampicata. È stato un passaggio graduale, Comici ha continuato in un primo tempo a fare ancora della speleologia. E poi lentamente, come ai miei tempi è successo a molti altri scalatori, facciamo un nome per tutti, Walter Mayak, che iniziano con la speleologia perché è un fenomeno tipico del Carso, del nostro Carso, e passano poi all'alpinismo perché dà un altro senso, un altro sentimento all'azione, non solo fisica, ma psichica, mentale, etica. Io credo che lui ha cominciato direttamente prima sulle Giulie, no? Abbiamo questa sua salita sul campanile di Villaco, no? Che dimostra proprio quanto lui fosse inizialmente grottista e non alpinista, perché quella via, che è una via di terzo grado, lui la sconsiglia per le difficoltà e i pericoli, no? Quindi non è che immediatamente lui è stato il grande Comici. Lui dopo, penso, in valle, perché a Comici noi dobbiamo la pratica, l'allenamento, la scoperta vera della Val Rosandra. C'era stato Cozzi con Zanutti, Marcovigi, Cepic, Carniel, che avevano fatto qualche via in valle, ma Comici veramente l'ha esplorata, l'ha valorizzata e ha portato anche se stesso a quella perfezione stilistica che poi lo distingue. Thank you.
nel momento in cui Comici lascia la speleologia per arrampicare, l'impatto che ha su quanti fino a quel momento arrampicavano è molto forte. Un suo compagno di arrampicata, Piero Slokovic, racconta quello che è stata l'impressione avuta da chi frequentava la valle. Lui dice testualmente: la Val Rosandra sonnecchiava, improvvisamente venne dalle grotte Emilio Comici e praticamente cambiò il modo di vedere l'alpinismo. La sua passione per la montagna era talmente grande che era naturale il suo desiderio di volerla comunicare anche agli altri. Questa cosa è visibile nella palestra di roccia della Val Rosandra. Lì si forma un gruppo attorno a Comici, direi quasi allevato da Comici, di grandi rocciatori. Sono i Garsini, gli alpinisti della Società Alpina delle Giulie, che appartengono al gruppo del Gars. Con loro lui sviluppa delle tecniche nell'ottica di poi applicarle in montagna. Nel 29, quando questo gruppo di 6 persone sono entrate a far scuola, certamente la Val Rosandra ne ha accresciuta l'importanza. Certo, certo, ha cominciato le masse ad andare, ad avviarsi le scuole, ad avviarsi nella Val Rosandra. Quando ho scritto la prima biografia di Comici, ho avuto la fortuna di poter parlare ancora con tutti i suoi compagni, con Benedetti, con Slokovic, con Zanuti, Renato Zanuti. E ho parlato anche col direttore della scuola di roccia, Stefanelli, che racconta come Comici sia andato un giorno da lui e gli ha detto: guarda, noi abbiamo tanti bravi giovani che però non sanno arrampicare, sarebbe bello insegnare loro come fare. Sono andati dove hanno chiamato questi ragazzi dell'Alpina, e i quali li sfottevano: oh, ecco i nostri maestri, adesso sarà tutto facile per noi. Comici ha cominciato a spiegare, poi è andato su e quelli mogi ha detto: sì, grazie, dobbiamo imparare. In Val Rosandra si forma il primo gruppo di istruttori della prima scuola di roccia d'Italia. La palestra entra in funzione nella misura in cui bisogna andare in montagna molto più preparati tecnicamente di prima. L'altro aspetto di Comici che bisogna tenere presente è come lui si muoveva in montagna. Lo stile di Comici si vede nelle fotografie, perché non c'è una foto in cui Comici non è elegante, è sempre una danza continua. Tutto in Comici era sempre la ricerca estetica, la ricerca del bello, e non per niente. Quando viene nominato una via Comici, in genere o in assoluto si sa che è una bella via, su una bella montagna, su una buona roccia del solito, un tracciato che risponde a quell'ideale estetico. È facile trovare su qualsiasi testo che parli di storia dell'alpinismo l'annotazione che la prima via di sesto grado italiana è stata fatta da Comici e Fabian sulla sorella di mezzo in Sorapis, punto, non viene aggiunto altro. Nessuno parla che la sorella di mezzo è stata scelta non per la difficoltà in sé, ma
anche perché è esteticamente e simmetricamente la più interessante da fare. Il concetto della direttissima, della via appunto che lui definisce più vicina possibile al tracciato di una goccia d'acqua che partendo dalla vetta arriva alla base, era già il concetto dei grandi tedeschi che iniziano il sesto grado. Però chi la definisce, chi ne fa, diciamo, quasi un hadith filosofico, è Comici. E la definisce, io dico, poeticamente. Perché sarebbe più semplice aver detto, no, di aver tirato una retta e la natura e la goccia che cade e che indica l'uomo, il senso estetico ideale. Un altro personaggio, sempre compagno di Comici, Giulio Benedetti, che ha fatto assieme a Comici la parete nord-ovest del Civetta, dice di quella salita: su quella parete ho visto la forza e l'arte di arrampicare di Emilio Comici. Bisogna dire che è una via particolare. Anche lì ha ricevuto delle critiche, perché non era la via della goccia cadente. Lì i tedeschi Solledra avevano aperto la parete nord del Civetta, quella è la prima via in assoluto di sesto grado. Comici non ci sta solo a ripeterla, vuole lasciare un segno in più. E sembra quasi una forzatura, ha voluto lasciare un segno in più, quindi ha forzato, ma secondo me le cose non stanno così. La spiegazione si trova più lontana. Se noi prendiamo il libro Alpinismo Eroico, andiamo a leggere quel libro, troviamo a un certo punto un aneddoto. Comici dice che è in rifugio e che sta parlando con delle persone e chiede a un suo interlocutore: ma perché questa montagna si chiama Civetta? E questo interlocutore gli dice: perché la incanta. E qui il discorso finisce, non ha un seguito. Però se noi guardiamo quella via di Comici, che sembra una lunga carezza a tutta la parete, allora capiamo perché lui ha aperto quella via. La realizzazione di quella via con quella forma rappresenta un incanto, è l'incanto che esercita la parete nord della Civetta, e secondo me è più significativa della Solledra stessa, è un segno di questo modo di amare la montagna che aveva Comici, e solo Comici, non ce ne sono altri. La Solledra, il vincitore, diciamo sto brutto termine, l'alpinista, uno dei due che per primo ha salito la nord-ovest in direttissima del Civetta, passando sotto la nord della Grande, aveva detto: un giorno verrà un giovane tanto pazzo da tentare anche questa parete.
mi sembra che lui lasci il Trieste nel 32, in quanto quando lui fa quella che forse è stata la via tecnicamente più dura, cioè la Comici al Civetta, alla nord-ovest del Civetta, lui la fa con Benedetti partendo e ritornando a Trieste. Lui lascia Trieste quando decide di fare la guida alpina. Si era impiegato ai magazzini generali. È stato un sentimento interno per cui, amando la montagna come montagna, non come arrampicata, lui sentiva il bisogno di essere coerente con se stesso e di andare a lavorare, a vivere in montagna, a fare la guida. Negli anni 30 le guide alpine erano sostanzialmente valligiane, cioè persone che avevano la loro attività in montagna e poi, nella buona stagione, accompagnavano i turisti sulle cime o sulle vie. Comici tenta l'avventura partendo dalla città, non immaginando quanta resistenza e quanta invidia avrebbe trovato a Cortina, per esempio. Va detto che quando Comici fa la scelta di dedicarsi integralmente alla montagna, chi cerca di scoraggiarlo è Julius Gubin, il vecchio dottore, il quale è consapevole dei problemi che sarebbero posti. Comici non è benestante. Non solo, lui parlò, cercò di dissuaderlo e dopo è stato proprio Gubin che ha dato a Comici la cliente principale che in un certo senso finanziariamente ha proprio salvato Comici, che era la sua cugina o nipote Escher, la signora Escher, la quale anche gli ha fatto fare le campagne alpinistiche in Grecia, in Sina e in Egitto. E con l'Escher Comici scalerà in Egitto, in Grecia, e sarà protagonista anche di un episodio sulla Moistocca, quando i tre, perché c'è anche il figlio della Nesha, si trovano impegnati sulla ferrata e Emilio vede che sta precipitando un masso diretto verso il giovane. Mette il braccio sulla testa, lo salva, ma rompe o lede il braccio. E questo gli è costato, se non mi sbaglio, la nord-ovest della Marmolada, la sud-ovest della Marmolada, perché lui per tanto tempo aveva il braccio leso dopo questo incidente. Finisce in ospedale a Lubiana e naturalmente si rovina la stagione. Oggi non ci rendiamo conto che nel 32 io credo che sia stato uno dei rarissimi, se non il primo caso in Italia, di un dilettante che va a fare la guida. Era, diciamo così, non in buoni rapporti con le guide di Cortina, che dominavano l'aspetto clientelare di quelle zone lì, soprattutto della Varedo, no? Per causa di Cortina, che lo vedeva come un grande, come un maestro, come un uomo molto forte, un antagonista. E a questo punto Comici è costretto a rifugiarsi a Misurina, dove trova meno ostilità. Quinz, famosa guida, che era amico di Comici, uno dei pochi amici che aveva, raccontava l'aneddoto appunto di una barchetta dove Comici teneva le sue corde, il suo materiale arrampicato, il sacco e anche degli sci, perché avendo scelto la montagna a tempo pieno si è improvvisato maestro di sci, era molto bravo, era tecnicamente dotato, fisicamente dotato. Tutto viene bruciato da un incendio doloso e lì Comici sarebbe trovato veramente a mal partito se non fosse stato per una nobildonna ungherese che si prodigò, organizzò una sorta di lotteria e ricomprò tutto il materiale a Comici. Lui innanzitutto, ricordiamoci che le guide di Cortina, appoggiate appunto
dalla gerarchia fascista del posto, obbliga Comici a non stare a Cortina, dove temevano la concorrenza, visto il nome di Comici, specie dopo aveva già fatto, perché l'ha fatto nel 31, se non sbaglio, la nord-ovest al Civetta, e lo obbligano ad andare fuori della rotta dei clienti a Misurina. Quindi c'era assolutamente questo senso di rivalità che sembra conciliarsi un attimo per la salita della Nord della Grande, dove Comici è in concorrenza coi cortinesi, coi fratelli Di Mai. La via più importante di Comici, quello per cui viene ricordato da tutti, è la Nord della Grande di Lavaredo. Lì Comici, anche basta pensare, la triade viene detta la piccola, la grande e la ovest, sceglie la parete centrale, la più alta. Innanzitutto ricordiamoci che il primo tentativo alla Nord della Grande è di Stella. Da quella volta, quando c'è stato il primo tentativo, molti dei più forti cercano di andare oltre e nessuno riesce, finché cerca anche Comici e va 30 metri oltre, superando uno dei tratti più difficili. Credo che si tratti del passaggio che oggi non esiste più perché è venuto via, era marcio, che esisteva ancora nel 51 quando io l'ho fatto, chiamato del cane, che è una bavarese gialla piuttosto marcia, infatti è venuto via, che aveva fermato tutti i tentativi, Carlesso, Tissi e i cortinesi fratelli Di Mai. Comici va oltre. Con i Di Mai Comici ebbe un rapporto tormentato. Ricordiamoci che le guide di Cortina l'avevano praticamente espulso dalla conca ambezzana. Scrive Comici che nel 33, durante l'estate, Giuseppe e Angelo gli si presentano proponendo la salita della Nord della Grande, no? Quando gli è impossibile dire Dolomiti. E lui dice sì, nel nome dell'Italia, così questo è scritto a lui. C'è un primo tentativo, guadagnano quota, poi vi discendono. E Comici è un ingaggio, uno di quei pochi ingaggi che non poteva permettersi di perdere. E a malincuore rinuncia e Giuseppe Di Mai ci prova, però non ce la fa, torna giù e poi riprovano in tre e passano. Dopo il bivacco, la parte successiva si appoggia, anche la parete, si appoggia con cammini, quindi diventa più... Tant'è vero che dicevano che l'abbiamo risolta, vai. Quando sono giunti al bivacco erano certi di averla in pugno oramai la parete, perché il tratto più difficile era prima, no? Sì, lui dice per esempio di dominare, ho dominato la parete, ma più spesso dice ho dominato la paura, ho dominato questo senso del vuoto che sembra quasi attirarti. I cortinesi, soprattutto i vecchi scoiattoli, ci tenevano ancora fino a alcuni anni fa ad accreditare ai Di Mai il merito della Nord della Grande. Si disse che era stato merito di Giuseppe per il passaggio di quarto grado, scriveva poi Emilio, che lui aveva superato quando Emilio era stanco, era faticato perché aveva vinto il tratto più duro, quello degli strapiombi. Il fatto che Giuseppe fosse passato lì dove Comici si era fermato per un momento spingeva i cortinesi, o almeno certi cortinesi, a dire no, l'abbiamo fatta noi. L'eco di quella salita è molto importante.
viene anche criticato per aver usato una certa quantità di chiodi, però Comici non è un chiodatore, lui quella via la ripeterà in solitaria. D'altro canto, rispetto a quanto verrà dopo, la carpenteria ad alta quota che verrà realizzata, Comici ne usava relativamente pochi. Tant'è vero che quando fa la sua solitaria, la Nord della Grande, commenterà nella relazione: povera parete Nord, come ti hanno ridotta. Comici in realtà era un timido. Comici era un impreparato alle difficoltà materiali della vita. Non era un calcolatore, anzi, minimamente. Comici, e naturalmente è il grande in quel periodo, perché apre delle vie che hanno un'estetica molto, molto forte. Non potevo non fare lo Spigolo Giallo, perché lo Spigolo Giallo ha un senso che le altre vie non hanno. Da lontano sembra impossibile, eppure Comici è salito. Però quando si sale ci si rende conto che si sta salendo su una via di Comici. Certi movimenti, la scelta di certi diedri, sono qualcosa di peculiare. Si capisce che lì, se non ci fosse stato Comici, non avrebbe avuto quel taglio, quello spigolo. Era un fatto estetico, è la cosa più bella proprio a definire il suo stile. È stato quanto ha detto di lui non un italiano, ma proprio il presidente del club alpino austriaco, quindi un rivale, che ha definito la salita di Comici: arrampicava come avesse le ali. Comici non è tutto strapiombi e chiodi, era uno che si muoveva in libera benissimo sulle difficoltà di allora, anzi meglio di altri, e quindi era molto sicuro di sé a fare queste cose, una grande energia, perché poi faceva queste cose, tra l'altro, gratuitamente, non si faceva pagare. Un po' Comici ha questa caratteristica. Casara gli mandava dei clienti e lui diceva: ah, siete amici di Severino, no, non pagatemi. E questa era un po' un'altra caratteristica di Comici, che, diciamo, la dote del business non era forse la sua dote. Saper ideare la via più logica ed elegante per attingere una vetta, disdegnando il versante più comodo e facile, è una vera e qualche volta stupenda opera d'arte. Vale a dire il prodotto dello spirito e dell'estetica, che scolpito sulla muraglia rocciosa durerà eternamente finché le montagne avranno vita. Thank you.
Comici è un patriota, mi diceva un suo compagno di lavoro in Magazzini Generali, che lui lo considerava un mazziniano, cioè un libertario con dei valori sicuramente nazionali, però una persona profondamente buona e aliena ad ogni forma di sopraffazione, di cancellazione di identità altrui, come il fascismo. È vero che finirà commissario prefettizio di Severa Gradena. Perché? Perché accade questo alla vigilia del 40, dell'entrata in guerra dell'Italia, tra l'altro. Succede che viene in visita in Italia il ministro Serragno Suñer, spagnolo, franchista, che viene accolto dal suo omologo italiano Buffarini Guidi, che ha organizzato per lui una manifestazione sportiva con esibizioni ginniche, atletiche, e c'è anche una prova di arrampicata, non so dove fosse stata fatta questa, me l'avevano raccontata. E lo stesso Buffarini rimane a bocca aperta vedendo Emilio Comici che si arrampica su una parete perfettamente verticale. E allora alla fine lo chiama e si rivolge a lui: ma voi, camerata, ma siete bravissimi, ma voi cosa fate nella vita? E Comici candidamente spiega che fatica a mettere insieme il pranzo con la cena per fare la guida, ma le cose, ma non si può, voi siete un vanto per il nostro paese. E allora gli combina questo incarico in Val Gardena. Non ha i titoli per essere podestà, Comici, ma sì, trova una soluzione italiana, appunto, come commissario prefettizio. Va detto che probabilmente gioca a suo favore il fatto di sapere il tedesco, perché veniva da Trieste, e il fatto di essere una persona molto tollerante, molto aperta. Io ho parlato con montanari che lo ricordavano e dicevano che effettivamente era una persona a cui ci si poteva rivolgere con i problemi senza preoccupazioni di carattere nazionale. Quando è commissario prefettizio a Selva, Comici viene tampinato insistentemente dal suo amico Severino Casara per una salita che si poteva fare in gruppo del Sassolungo e che Casara aveva adocchiato, e un torrione come un missile liscio puntato verso il cielo, e che si chiama il Salame, è stato battezzato prosaicamente dai valigiani. Non era convintissimo Comici, forse sentiva l'avanzare dell'età, per cui accetta un po' a malincuore, passano la notte all'Amalgamondo e sera, poi attaccano, ci vanno 2 giorni, bivaccheranno in parete perché è una parete liscia, e quando arriva in cima Comici si siede e Casara gli scatta una foto, che è assolutamente la più bella foto di Emilio Comici, è una foto pensosa, qui c'è una grande malinconia, gli occhi guardano lontano, quasi presaghi di quello che sarebbe successo poco tempo dopo. Quell'ultima foto fatto in vetta al campanile, quella volta al Salame, chiamato quella volta campanile Italo Balbo da lui, poi adesso credo lo chiamano campanile Comici, che sembra quasi presagire che poco più di un mese dopo doveva morire. Avrebbe dovuto essere pieno di gioia, cioè a 39 anni, dove quella volta davano l'atleta ormai fuori dal massimo, lui a 39 anni aveva rifatto l'estremamente difficile, dove gente fortissima che ha ripetuto la via ha detto che era un buon sesto grado, e invece ha quella faccia tristissima, quella faccia, e là era il suo vero io. Il Salame, ribattezzato campanile Italo Balbo, non Mussolini, Italo Balbo, forse anche questo voleva dire qualcosa, e viene considerato una via di immensa difficoltà, anche perché nel dopoguerra, la prima ripetizione la tentano quelli che sono i più forti alpinisti lombardi, capitalati da Esposito, Rucchin, e i quali precipitano e muoiono. Da quel momento un alone di paura avvolge il Salame, finché non saranno altri scalatori triestini che riapriranno
la via e faranno la seconda ripetizione. Quello che ho scritto nelle mie due biografie su Comici sono derivate dal racconto del segretario comunale in quel ottobre, 19 ottobre del 1940. Quel giorno Comici non voleva arrampicare. La triste domenica di Emilio Comici è quando lui è prefetto in Val Gardena e lo vengono, come normalmente succedeva, a trovare gli amici e decidono di andare sulla parete della Campaccia. E si è aggregato a questa piccola brigata che conquistava il seguito, perché come ci aveva anche suonato, si era diretta sui prati di Vallunga, dove si è fatto un po' di scuola di roccia, c'erano anche le ragazze. Oppure ottobre, fa caldo, un bel pomeriggio, andiamo a arrampicare. E lui si rifiuta, no? Dice andate voi, io resto qui, io da vedere alcune carte del comune. Ma insistono, la ragazza insiste, ma no, allora vieni, semplicemente noi andiamo sul prato, cantiamo un poco insieme. E lui va sul prato perché insiste la ragazza, noi andiamo, staremo a guardarli, e suona la chitarra, si canta Triste Domenica. E poi gli altri vanno all'attacco. Due alpinisti salgono per la parete, che è una parete di palestra piccola. Dice, ma possiamo, senza andare a arrampicare, andiamo facendo il giro per la normale di questi roccioni, andiamo ad aspettarli in vetta. Comici non ne aveva voglia, ma non sa dire di no. Passandono proprio, machinalement, dicono i francesi, cioè inconsciamente, quasi per un senso automatico, c'era uno zaino aperto. Passando vede un cordino e lo prende su da quello zaino. Fanno il giro, arrivano in vetta. Sembrerebbe che come ci fosse salito per prati, non per roccia. E poi dall'alto si fosse sporto per vedere chi saliva, chi faceva scuola di roccia, tenendosi a un cordino usurato che apparteneva a Gianni Mojo, un altro triestino che era su a Selva. Lui passa il cortino intorno a un alberetto e siedono, aspettano. Sotto la cordata, il capocordata, proprio Gianni Mojo, a un certo momento deve sbagliare via, non sa più, e allora da sotto gli chiede, avendoli visti salire in alto, gli chiede per dove deve passare. Nel momento preciso che lui si sporge sul cordino, il cordino si spezza. Quel cordino era marcio internamente, serviva al suo possessore per infilare i chiodi. Il cordino si rompe e Comici piomba giù per 40 metri. È particolare, strano, da brividi. Come piomba a terra, si rialza di scatto, comincia a spolverarsi e ricade giù. Io ho parlato con un messo comunale della Val Gardena, che conosceva, che era anche lui in quella compagnia, e dice, come Comici cade, rimbalza di nuovo in piedi. E io per un attimo ho pensato al miracolo. Guarda che Comici non si è fatto niente. L'autopsia ha detto che era morto già sul primo colpo. Aveva una tale tensione di nervi che il corpo morto ancora ha agito come se fosse in vita.
Comici chiude in qualche modo un'epoca, un'epoca così romantica. Dopo Comici dilaga il chiodo, no? Se ne piantano uno ogni metro, cose del genere. Il concetto è che la montagna va vinta in un modo o nell'altro. Tutto questo andrà avanti per qualche decina d'anni, tre diciamo proprio, quando poi a un certo punto ci si renderà conto che ormai l'alpinismo ha smarrito completamente l'anima e se la si vuole recuperare in qualche modo occorre ritornare alla montagna a mani nude in qualche modo. E quindi il free climbing è una risposta e in qualche modo riprende i discorsi comici, certo, su un registro più alto, su difficoltà superiori, ma in qualche modo si salda più a Comici che non alle grandi vie super chiodate degli anni 60 o 70. Quando è morto Comici? Certo, non solo gli scritti, ma è stato un lutto per la città. La città sentiva l'alpinismo di Comici, sentiva il personaggio che sforava quell'ambiente ristretto che è l'ambiente della montagna, degli alpinisti. E quindi Trieste ha questa vena particolare che non viene gratificata. Noi abbiamo ancora questa cecità di non capire che per questa città la sua caratteristica, la sua peculiarità è l'alpinismo, niente altro. Cioè noi pensiamo, cominciamo con Cuba, poi abbiamo Cozzi, poi abbiamo Comici, poi abbiamo i Bruti, poi abbiamo appunto Cozzolino, siamo arrivati fino a oggi con Sterni, con Babudri. Nessuna città forse ha questa continuità, sì, Trento ne ha tanti di grandissimi, ma questa linea è solo di Trieste, è un vanto di Trieste. Trieste dovrebbe, non nelle sue sezioni del CAI, ma proprio in quello che è la sua fisionomia, avere il senso dell'alpinismo. Io ho detto, colgo l'occasione perché mi sarà rubato, non ho già cominciato, Trieste è la città di mare che guarda alla montagna.